Allora, siamo di nuovo in diretta, ben ritrovati e ben ritrovato anche a Davide Gullotto, finalmente! Ciao Graziella, buonasera a tutti quanti! Bentornato sui nostri schermi, sono contenta di fare questa puntata un po' festiva, un po' natalizia insieme a te. Il periodo è molto complicato e infatti la puntata di oggi, la lezione di oggi, perché poi sono delle lezioni suonate, è il sogno musicale, no? E poi adesso tu ovviamente ci racconterai qual è l'intento dietro a questo incontro, che cosa vogliamo raccontare. Io sicuramente vorrei dire che la musica, soprattutto in un periodo complicato come questo, può essere un mezzo per raggiungere una speranza, una serenità d'animo che sicuramente ci aiuta. Ma ora lascio la parola a te. Assolutamente, infatti questa, a differenza delle altre puntate, non è proprio una lezione concerto, ma è una lezione molto particolare perché attraversa il tema del sogno. E il sogno, in questo caso specifico, è intimamente correlato a delle canzoni che poi andrò a suonare e che comunque alcune di queste hanno fatto anche da colonna sonora alla nostra vita e quindi ci hanno permesso anche così di accompagnarci nel nostro cammino in una maniera più piacevole, in una maniera migliore. E quindi queste canzoni in qualche modo hanno mantenuto viva la dimensione del sogno, che, come accennato prima, credo che adesso più che mai sia fondamentale ritrovare e risentire dentro di noi, perché proprio quando ci sono i periodi difficili che si attraversano, i sogni ci tengono vivi e i sogni ci permettono di erigere dei ponti attraverso i quali superare anche magari il baratro della paura. E quindi diciamo che la musica è un motivatore, è un ottimo strumento per ritrovare la connessione interiore e la dimensione del sogno all'interno della composizione musicale, in questo caso specifico, ci può aiutare tantissimo. E quindi ascoltare la musica anche con la coscienza viva e la speranza che ci può aiutare e che questo periodo sicuramente è destinato a finire, ad essere ricordato, e i sogni che oggi riusciamo in qualche modo ad alimentare saranno la realtà di domani. Allora l'augurio è che ognuno di noi, ognuno di voi, in qualche modo ritrovi la forza di immaginare il prossimo futuro attraverso i suoi sogni, i propri sogni. La musica ci può aiutare, e attraverso questo appunto costruire ed edificare i nuovi ponti per il futuro, dei ponti positivi, uniti al nostro sentire. Poi il sogno è molto importante perché in qualche modo fonde la dimensione del reale con l'immaginazione, e che è quello che hanno fatto anche grandi compositori, sia dall'epoca classica fino ai compositori contemporanei. Oggi tra l'altro tratteremo musiche un pochino più vicine al nostro sentire, musiche europee che hanno conquistato il mondo e che appunto ci hanno accompagnato in alcune fasi della nostra vita come una colonna sonora. Dai, allora direi di cominciare, visto che qua il tempo purtroppo corre, e sì, Andiamo a introdurre il primo brano di oggi. Allora, io ho pensato a un brano che effettivamente è nato in sogno, cioè perché si racconta che Paul McCartney, mentre stava dormendo a casa della sua fidanzata a Londra, a casa di Jane Asher, a un certo punto gli arriva questa melodia che ha fatto poi un successo mondiale, stiamo parlando di Yesterday. Quindi lui, a risveglio da questo sogno, a un certo punto aveva perfettamente chiara tutta la melodia, questo lui lo racconta, e allora in fretta e furia cercò un pianoforte per poi cominciare a scrivere la melodia. E chiaramente storicamente la musica nasce prima del testo. Infatti ci sono molte storie divertenti riguardo alla nascita del testo di Yesterday. All'inizio i Beatles si incontrano e cercano un arrangiamento su questa canzone che non si trova subito. Infatti c'è stato anche una lunga discussione con il loro arrangiatore, che era il quinto Beatles, stiamo parlando di George Martin, con il quale poi si decise di fare un arrangiamento prettamente acustico, quindi Paul McCartney alla voce, chitarra acustica e un quartetto d'archi.
E quindi la canzone nasce chiaramente Nasce così. proprio da un sogno, beh, bellissimo. Assolutamente, nasce da un sogno. La cosa divertente, a cui accennavo, che il testo iniziale era Scrambled Eggs, che sta per uova strapazzate. E Meno questa cosa. profondo di quello che poi è stato, no? Assolutamente, infatti poi loro si facevano copiose risate, ci sono anche nelle testimonianze di John Lennon questi incontri in cui provavano questa canzone chiamata Uova strapazzate, cercando un arrangiamento, non trovandolo, e poi ci ridevano tutti sopra. Poi con calma, Paul McCartney chiaramente credeva tantissimo in questo brano, si raccontava che fosse un po' in una sindrome da Beethoven, in cui continuava a canticchiare e a suonare questo brano stressando tutti quanti. Alla fine poi ce l'hanno fatta, si è pensato una parola unica come titolo, appunto, Yesterday. E stando nel tema del sogno, Yesterday è un po' considerato un affresco nostalgico di un amore passato e quindi di un momento che è stato vissuto, ma non del tutto compiuto, quindi ha lasciato un po' di nostalgia. E Bene, questa comunque è Yesterday. sentiamola. Canzone immortale, i Beatles sono di tutti, penso che veramente non ci sia nessuno al mondo che non li senta parte della propria storia, del proprio vissuto, Davide, sei d'accordo? D'accordissimo, infatti ho iniziato proprio questo viaggio con questa canzone perché, oltretutto, canzone che ha ricevuto una serie di registrazioni da parte di tutti gli artisti. Si parla di oltre 1600 registrazioni registrate da tutti i big della canzone, non professionisti, versioni strumentali. Ha vinto il Guinness Records per questo tipo di registrazioni, ma non solo, un sacco di premi come la canzone pop numero uno da parte della rivista Rolling Stone nel 2000, dell'emittente MTV. Cioè, chiaramente stiamo parlando di un brano che veramente ci ha accompagnato tanto e dobbiamo ricordarci, come dicevamo, è arrivato da un sogno, cioè da una dimensione apparentemente distaccata dal reale, ma che poi non è così tanto Mi viene distaccata. da dire ad averne di sogni così interessanti, così articolati, magari fossimo tutti come Paul McCartney. Allora, Davide, vado ad ascoltare una telefonata, così poi andiamo avanti. Pronto, chi parla? Ciao Graziella, posso Ciao. chiedere due curiosità al maestro? Che saluto. Grazie. Volevo chiedere, visto che lei se ne intende di Beatles, no? Io volevo sapere se è vero che la causa della separazione è dovuta alla colpa, è a Yoko Ono. Poi volevo anche chiedere alla moglie di John Lennon, no? E poi volevo chiedere se, e anche questo è vero, che Paul McCartney
è morto agli inizi della... della quella leggenda lì del sosia. Ecco, ecco. Che dopo, subito, l'hanno trovato uno, un sosia, che è quello che c'è adesso. Sì, è vero, grazie, ciao grazie. Ciao, grazie. Beh, due grandi storie che ruotano attorno ai Beatles. Allora, anche quella del sosia è una leggenda metropolitana. Quella del sosia è stupenda, perché è qualcosa che quando anch'io da ragazzo lessi, mi lasciò proprio... E poi feci delle indagini approfondite. Io ho fatto una riflessione che secondo me è molto semplice, che però chiarisce ogni dubbio sulla questione del porn capone morto e poi sostituito. Allora, anche trovando il sostituto, e quindi anche così a livello di fisionomia, però ci sono delle caratteristiche che sono inconfondibili. Uno è la voce, perché puoi trovare una persona che abbia delle caratteristiche fisiche, ma con la stessa identica voce, soprattutto anche con la stessa estensione vocale che aveva Paul McCartney all'inizio. Paul McCartney è un cantante con una voce molto acuta, quindi raggiunge il registro tenorile molto facilmente, ma anche i registri più caldi. E questo è già più difficile trovare un sosia che abbia questa caratteristica. E soprattutto, altra questione fondamentale, che a un certo punto smentisce questa teoria, è che devi trovare anche un sosia capace di comporre e suonare il basso, tra l'altro, in maniera mancina a quel livello. Quindi chiaramente la questione del sosia a un certo punto decade, fa parte più, come dicevi tu, della leggenda metropolitana. Invece Yoko Ono, dobbiamo correre un po', Davide, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, riguardo la questione Yoko Ono, ci sono purtroppo delle, a seguito della vicenda della morte di John Lennon, che tra l'altro da poco è stato ricordato per l'assassinio, la ricorrenza, ci sono delle vicende, come per esempio mi viene in mente quella italiana tra Battisti e la famiglia di Battisti e Mogol, come quella di Yoko Ono e il resto dei Beatles, che purtroppo si sono protratte nel tempo e non si sono risolte totalmente tutte a favore di una parte o dell'altra, perché la vicenda è complessa, e dobbiamo anche ricordare che gran parte dei successi dei Beatles sono stati firmati insieme a John Lennon, quindi la firma, diciamo, dominante era di questa coppia Lennon-McCartney, anche laddove la canzone veniva composta per esempio solo da uno. Per esempio, Yesterday è certificato che è accreditata a Paul McCartney la composizione, ma poi alla fine, in fase decisionale, per essere proprio insieme, è stato concesso la firma alla coppia Lennon-McCartney. Quindi anche in questo, diciamo che diventa molto complessa, e sono cause che poi sono andate avanti molto negli anni e non si sono concluse solo da una parte o dall'altra, nero o bianco, ma è molto complessa la diffusione delle royalties e dei diritti d'autore. Sì, sono che poi ci sono in tutte le grandi band della storia. Allora, corriamo in pubblicità velocissimo e torniamo tra poco. Bene, siamo di nuovo in diretta, sempre con Davide Gullotto, il nostro pianista, che ci sta portando un po' in questo viaggio all'insegna del sogno musicale. Davide, sentiamo velocemente una telefonata e poi andiamo avanti. Pronto? Pronto, buonasera Carmen, buonasera. Oggi è il mio giorno fortunato, chiedo scusa e ringrazio infinitamente per questo momento di gioia e di pace. Ci vorrebbe più musica e meno politica, staremo tutti meglio. Vorrei fare una richiesta al maestro, se è possibile. Mi piacerebbe tanto sentire suonata la canzone che ci accomuna tutti. Io la mamma non ce l'ho più, però penso che ci accomuni appunto tutti, la mamma, quella che cantava Beniamino Gigli. Che cantava? Una volta, se non sbaglio, la cantava Beniamino Gigli un po' di anni fa, la canzone Mamma. Mamma. Certo. Ce l'ha Davide in mente? Sì, la canzone la conosco. Chiaramente, allora, la promessa che faccio a questa nostra cara amica è di prepararla e di suonarla sicuramente a un prossimo appuntamento, dedicandola a tutte le mamme. È veramente un pensiero nobile e meraviglioso, soprattutto adesso che siamo sul Natale. È vero. Grazie, veramente grazie. Grazie. Sono d'accordissimo.
Grazie. Musica e meno politica. Intanto saluto e ringrazio la nostra telespettatrice, comunque ha detto delle cose molto carine e sono contenta anch'io che piaccia questo momento. Ci segniamo, Davide, te lo segni, ti do il compito, segnatelo in agenda e lo facciamo presto. Allora, allora andiamo avanti perché qua il tempo purtroppo è pochissimo. Dunque, prossima canzone che ci fai ascoltare dal vivo è una canzone di Elton John. Sì, sì, ho pensato a questo brano perché anche questo brano è intimamente connesso alla dimensione del sogno, ovvero stiamo parlando di una canzone molto famosa, Song for Guys, intitola, che fa parte dell'album A Single Man del 1978 ed è l'undicesima e ultima traccia di questo album e paradossalmente quella che ha avuto più fortuna di tutto l'album, nonostante sia un brano prettamente e quasi esclusivamente strumentale. Allora, questa canzone, quando Elton John la compose, disse di vivere una dimensione un pochino onirica, quasi mistica, in cui lui si vide da un punto di vista esterno e guardava il suo corpo da un punto di vista esterno, quasi come se fluttuando nella stanza, dopo aver composto la canzone, lui guardava il suo corpo. E diciamo che questa emozione lo colpì profondamente perché questa emozione è nata in tutt'uno con la composizione, con l'origine creativa del brano, Song for Guy. Poi cosa viene a scoprire? Che proprio il giorno in cui lui compone la canzone, viene a scoprire che il fattorino dell'etichetta Rocket Records Company, che era la sua etichetta discografica, di proprietà dello stesso Elton, il fattorino ha un incidente motociclistico gravissimo nel quale purtroppo non ce la fa, e allora questa cosa lo sconvolge, proprio questo evento succede esattamente in maniera sincronica quando Elton John componeva la canzone e aveva questo distaccamento onirico fra l'anima, chiamiamolo, e il corpo. E allora per lui fu più di una coincidenza e dedicò questa canzone proprio a Guy Barkett, che era il fattorino, e appunto la canzone si intitola Song for Guy, proprio. Canzone per Guy. Sentiamo. Thank you.
Davide, meravigliosa, meravigliosa. E allora, ascoltami, siamo purtroppo quasi arrivati alla fine. Dobbiamo imparare un po' a sincronizzare meglio i nostri tempi, perché qua noi ci facciamo prendere dalla musica, dall'entusiasmo e la voglia di raccontare, soprattutto sentire raccontata da te la storia che c'è dietro questi grandi brani. E purtroppo noi avevamo un video da mandare, Davide, ma non c'è il tempo di mandarlo questo video a Ciderboli. Senti, potremmo fare un'altra puntata prossimamente? Sì, sicuramente, sicuramente. Chiaramente la dimensione del sogno dilata la dimensione del tempo, quindi è normale che poi, entrando nella discussione e nei brani, il tempo in qualche modo si apre e lo perdiamo come riferimento. Va bene, cioè, ok. Va bene, ti strappo la promessa di una prossima puntata, anche perché penso che anche a chi ci segue faccia piacere ascoltarti, e soprattutto, insomma, abbiamo fatto giusto un assaggio di tutto quello che avevamo in programma. Potrebbe magari essere una bella puntata natalizia, inizio già anche a buttarti lì qualche idea, e soprattutto manderemo anche questo bel video, perché è un bellissimo messaggio, un messaggio appunto di speranza, come ci siamo detti all'inizio, in apertura di questo appuntamento. Davide, okay. Va bene. Grazie. Per te? Va bene, va benissimo, dai, confermato. Ti ringrazio e grazie a tutti quanti. Intanto sono io a ringraziare te, perché con questo spazio, insomma, facciamo volare un po' la mente al di sopra di tutte queste complicazioni che ci affliggono nella vita quotidiana. Quindi grazie a te, grazie alla tua musica, alla tua bravura, per darci un po' un momento di evasione, di sogno. Assolutamente, ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Grazie, grazie al bravissimo Davide Gullotto. La prossima volta magari sentiremo anche qualche telefonata in più, perché so che ce ne sono, volevate fargli qualche domanda, qualche richiesta, e allora approfittiamo, mettiamo tutto insieme e ci rivediamo presto, prima, se può, Davide, prima di Natale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguiti. Noi, come al solito, torniamo domani, sarete in mia compagnia a partire dalle 9:30 con TL Casa e a seguire tutte le nostre rubriche, per cui io vi auguro una buona serata e ci rivediamo domani.